Grazie per l'invito, che peraltro, diciamo così, come nelle migliori tradizioni, incrociato, per cui Franco Turigliatto domani pomeriggio sarà, anzi domani all'ora di pranzo, diciamo, sarà alla tavola rotonda di chiusura del convegno che abbiamo organizzato come rifondazione oggi pomeriggio e domani sulla rivoluzione russa. E quindi grazie per l'invito e per poter scambiarsi. In 10 minuti, 10, perché devo prendere un treno a mezzogiorno meno 10 da Termini, e io voglio dire pochissime cose. La prima è su un elemento che sottolineava Antonio, diciamo così, non è compito dei partiti decidere la storiografia, però mettiamola così, io mi ritrovo anche negli elementi di correzione che proponeva della scansione temporale. Se volete, ma non aprirò qui la discussione, o avrei da discutere di più sulla totale coincidenza, diciamo, tra Lenin e Trotsky, ma questa è un'altra discussione sul piano storiografico. Io le cose che volevo sottolineare sulla rivoluzione sono queste. La prima è che forse non abbiamo sottolineato abbastanza è l'enormità di che cosa è stata la rivoluzione russa rispetto a quello che era concretamente il capitale in quel momento, perché lì si arrivava da 3 anni di guerra in cui letteralmente la gente non capiva come sarebbe finita la guerra, perché questo a me pare il punto fondamentale. All'inizio quella guerra scoppia dicendo sarà la guerra che mette fine a tutte le guerre, ce la giochiamo in poco tempo avanti, poi comincia la guerra di trincea con dei massacri. Io li voglio nominare perché secondo me altrimenti non si ha il contesto di che cosa è successo. Ci sono posti nei confini tra la Francia, il Belgio, avanti, in cui in 2 chilometri quadrati c'è 1 milione di persone morta. Cioè, la prima guerra mondiale è stata un massacro inimmaginabile fino allora e per certi versi inimmaginabile oggi. E certo l'olocausto, come dire, per certi versi ha coperto tutto dal punto di vista della bestialità organizzata dell'uccisione delle persone, ma la prima guerra mondiale, diciamo, non è stata una cosina da ridere. E quella guerra letteralmente non sapevano come finirla. Il fatto che di fronte a una borghesia e all'estetica che c'è stata, perché in Italia abbiamo avuto le manifestazioni per entrare in guerra, no? Le radiose giornate di maggio, all'estetica della guerra, che era l'estetica della borghesia, è indissolubile questo elemento qua tra guerra e borghesia in quegli anni, la rivoluzione russa è stata capace non solo di contestare questo, ma di proporre un'alternativa, perché le due parole d'ordine, la pace subito e la terra ai contadini, e quindi non parole d'ordine particolarmente rivoluzionarie, se si può usare il bisticcio, cioè non è che dici chissà che... No, delle cose elementari che però erano una risposta concreta ai bisogni delle masse proletarie di fronte a una borghesia che le aveva portati al massacro. Ecco, io questa cosa penso che noi la dovremmo essere capaci a sottolinearlo di più. Se mi passate la provocazione, ma credo che ci capiamo, per certi versi noi dovremmo sottolineare, e spero che ci capiamo, l'impoliticità dell'elemento della rivoluzione. Cioè, nella rivoluzione russa c'è, mi spiego meglio, c'è un elemento di alternativa di società, di alternativa al capitale, che va del tutto al di fuori di quella che noi siamo abituati a considerare la dialettica politica, la destra, la sinistra, no, queste robe qua. Lì c'è l'alternativa rivoluzionaria, è proprio un sovvertimento integrale. E in primo luogo nella guerra, come si finisce la guerra? Smettendola. Cioè una cosa enorme. Ecco, io lo sottolineo 27 volte perché, nella mia opinione, l'elemento, la propaganda dell'avversario di classe e lo stalinismo, questo poi tornerò adesso, hanno costretto l'idea comunista in un particolare che viene peraltro dipinto come un particolare, diciamo, barbarico. In realtà il comunismo nasce come idea di umanesimo, e no, appunto nasce la vita contro la morte, nasce la pace contro la guerra.
Io penso che questo elemento qua noi lo dovremmo essere capaci a rimettere al centro in un modo molto più forte di quello che abbiamo fatto. La rivoluzione russa è la capacità di sovvertire un capitale che non ha prodotto altro che barbarie, ed è la capacità di mettere termine alla barbarie che il capitale aveva indotto e non era in grado di padroneggiare. Lo dico perché secondo me c'entra qualcosa con oggi, ma questa era la prima considerazione. La seconda considerazione è che credo che abbiamo una comunanza di riflessioni su cui bisogna ragionare di più, su quello che a me piace chiamare, diciamo in modo che vorrei non fosse colto come settario, come il tema della rifondazione comunista. Nel senso che io penso che noi abbiamo due avversari. Uno è quello che tende a ridurre, diciamo, la campagna denigratoria di parte borghese, mettiamola così, da Berlusconi a Veltroni, passando per tutto il mondo accademico, larga parte, avanti. E l'altro sono coloro che da comunisti sostengono che l'unico comunismo che esiste e che può esistere, che è il comunismo, è proprio la caserma e i gulag. Ecco, io penso che noi il terreno della battaglia politico-culturale perché il nome comunista non venga appiattito sugli esiti disastrosi dello stalinismo è un nodo che noi non possiamo in nessun modo abbandonare. Lo dico perché la tentazione sovente è forte. La cosa che io penso è che se uno abbandona la definizione del significato delle parole agli avversari, alla fine ti ritrovi senza parole, perché gli avversari te le mangiano tutte. Badate, ci hanno anche mangiato parole meno connotate politicamente. La parola sfruttamento non esiste più. Non esiste più la parola sfruttato, esistono gli sfigati oggi, che è una cosa diversa da uno sfruttato, perché lo sfigato è colpa sua, se è povero. Lo sfruttato è un rapporto di sfruttamento da cui puoi uscire. Allora, il tema delle parole è decisivo. In questo senso, credo che c'è una comune, questo mi sento proprio di dire, comune battaglia politico-culturale sul significato delle parole, che non possono essere lasciate al significato che l'avversario di classe vuole dargli, perché altrimenti noi ci troviamo senza parole per esprimere né la realtà né la volontà di trascendere la realtà. Se tu permetti che il comunismo venga letto come il male assoluto, basta che Obama proponga di allargare un po' qualche pezzo di carità sanitaria per i poveri e quegli altri fanno i cortei dicendo Obama is comunista. Se il comunismo è il male assoluto, qualsiasi cosa che non sia la dittatura del mercato viene piallata perché è la prima pietra per la barbarie. Quindi io penso che c'è una battaglia politico-culturale che noi dobbiamo fare, come dire, senza fronzoli e senza altro. Finisco con un'ultima cosa perché sennò il treno non lo prendo più, è capace che dall'altra parte mi trattano male. Ed è questa. Ovviamente io non discuto qua di politica in senso stretto, nel senso che possiamo discutere sulle linee politiche, ma non è questo il punto. Io vorrei però dire semplicemente una cosa. La mia impressione è che noi dovremmo essere capaci di più, come comunisti, comuniste, di sottolineare l'elemento di cambiamento strutturale in cui noi ci troviamo. Quella generazione di comunisti e comuniste si è battuta in un contesto di scarsità. Letteralmente il comunismo di guerra e le requisizioni ai contadini, cioè diciamo, la rottura del blocco sociale che in qualche modo aveva fatto la rivoluzione avviene dentro una situazione di scarsità pazzesca, cui letteralmente la gente crepava di fame. Oggi noi siamo in una condizione che è totalmente rovesciata, perché il tema di oggi, la crisi del capitale, non è data da scarsità, ma è data da un'enorme ricchezza che non è in grado di trovare la propria valorizzazione come capitale e quindi si presenta nella forma della penuria, ma è del tutto artificiale.
la crisi è da sovrapproduzione, non è che non c'è da mangiare. E non c'è da mangiare perché 19 milioni crepano di fame mentre gli altri distruggono le derrate alimentari. Cioè il capitale oggi ha prodotto una ricchezza che il capitale non è più in grado di mediare positivamente dal suo punto di vista, riproducendo il rapporto di valore. Questo è il tema. Allora io credo che noi di questa differenza tra la generazione dei comunisti che ha dovuto battersi nella condizione della scarsità e ha dovuto affrontare i problemi che questa condizione dava, oggi bisognerebbe far risaltare come, diciamo parafrasando un dirigente comunista, il capitalismo oggi ha effettivamente esaurito la sua spinta propulsiva. Cioè, io penso che il punto da sottolineare è questo, perché noi oggi la produttività, la scienza, la ricchezza che c'è sarebbe nelle condizioni di permettere all'umanità di vivere civilmente, e se invece da questo si determina una condizione in cui i nostri figli staranno peggio di come siamo stati noi e ritorna la destra fascista sull'idea del prima gli italiani, cioè non ce n'è per tutti, prima i miei, su cui l'Europa sta diventando nazistoide in pezzi di senso comune che vanno molto oltre i voti che prende la destra fascistoide. Cioè, se 100.000, adesso parliamoci chiaro, se 200.000 profughi producono in un continente di 300 milioni di persone, che è il più ricco del mondo, la paura della fame, c'è qualche cazzo di problema. Io penso che o i comunisti sono capaci a dire che il tema oggi è come si usa la ricchezza enorme che c'è e che la crisi è frutto di una ricchezza così polarizzata da produrre artificialmente la povertà e che non c'è niente di naturale in questo. Allora io perché cito questo e scappo? Perché secondo me questo è come la prima guerra mondiale. Cioè quella generazione lì è riuscita a fare la rivoluzione contro la guerra, non sul materialismo empirico criticismo, sulla guerra e la terra. O noi siamo capaci a rompere questo nesso mentale, per cui sembra che non c'è altra soluzione che non la guerra commerciale per spartirsi la povertà, no? Perché questa è la cosa che ti viene proprio tra territori, tra città, tra nord e sud, tra, no? E avanti così, no? Ma è la guerra, è uguale alla prima guerra mondiale, è fatta in modo diverso, ma uguale, e ha colonizzato le teste quanto la propaganda bellicista del fatto che sei arruolato da una parte per sparare contro quegli altri. Poi sei arruolato nell'azienda, nel territorio, sei primavera e avanti così. Ma noi come comunisti o siamo capaci di porre, come quella generazione ha posto il tema dell'uscita dalla guerra come nodo fondamentale, noi oggi abbiamo il problema di come si esce dalla guerra che produce scarsità artificialmente, mentre l'umanità avrebbe generato, se mi permettete un termine utilizzato malamente, uno sviluppo delle forze produttive tale da permettere la ricchezza e l'abbondanza. Questo per me è il compito che, se siamo capaci a fare qualcosa come comunisti, dovremmo essere capaci a far capire a livello di massa, perché questo è il nodo. Mentre tutti gli italiani stiamo discutendo di come ci teniamo noi i soldi perché non ne abbiamo abbastanza, di come diavolo si riesce a discutere del fatto che c'è un'abbondanza enorme e che questo è il punto da riconoscere. Grazie e buon lavoro.